Se noi immaginiamo di prendere l'orbitale 2px, l'orbitale 2py e l'orbitale 2s e li mettiamo tutti sovrapposti, otteniamo una nuvola approssimativamente sferica dove sguazzano questi quattro elettroni. E questo in realtà fu il modello che il mio professore di organica 34-35 anni fa, diciamo circa mezzo secolo fa, mi diede il primo giorno, la prima lezione di chimica organica. Quindi tutto questo potrebbe essere rappresentato in maniera modificata, più o meno in questa maniera. Cancellina più grande, non si riesce a trovare questo. Bene, quindi disegniamo prima un orbitale 1s. Questo sarebbe l'orbitale 1s, quello che si trova al centro, intorno al nucleo, quello occupato dai due elettroni più interni. Poi riprendiamo i nostri elettroni più esterni e li distribuiamo in un orbitale sferico, che sarebbe il 2s, e un altro elettrone che si trova nell'orbitale 2px, anzi 2py, visto che va lungo l'asse y, e un altro elettrone invece si trova in orbitale 2px. Viene da chiedersi, ma come fa l'elettrone che sta nel 2px o l'elettrone che sta nel 2py a attraversare una parte all'altra dello stesso orbitale, se queste due parti sono separate da una regione di spazio dove la probabilità di trovare l'elettrone è zero. Cioè, lungo questa piano, questa linea che ho disegnato, non c'è nessuna probabilità di trovare l'elettrone e quindi eppure gli elettroni hanno la possibilità di saltare da una parte all'altra dello stesso orbitale. Problemi di questo tipo sono stati risolti dalle teorie quantistiche dell'elettrone degli atomi più moderne, da teorie relativistiche che riescono anche a rispondere a questo genere di domanda. Quindi ecco, il modello dell'atomo di carbonio è diventato abbastanza complicato. Diciamo, questo modello così complicato è anche abbastanza inutile perché noi vediamo che la densità di probabilità è diretta, densità di probabilità di trovare l'elettrone è diretta lungo queste linee che sono perpendicolari tra loro. Più c'è una densità di probabilità ugualmente diffusa, con simmetria sferica che sta distribuita ugualmente dappertutto. Eppure noi sappiamo che quando il carbonio si lega ad altri atomi, non lo fa mai utilizzando angoli di 90 gradi, ma utilizza angoli diversi. Per esempio nei composti alcani, negli idrocarburi saturi, e nel metano stesso questo angolo è di 109 gradi, cioè il famoso angolo tetraedrico. Vediamo un po', c'era un disegno che faceva vedere questo famoso angolo tetraedrico. Quindi deve essere che questi orbitali 2s e 2p che ho nominato in realtà si possono distribuire anche in maniera diversa da come
è stato calcolato per l'atomo di carbonio isolato nello spazio. Ecco, quando il carbonio non è più isolato nello spazio, ma come in questo caso si attacca a quattro atomi di idrogeno, la distribuzione degli elettroni cambia completamente. Gli elettroni si distribuiscono in modo da formare queste unioni, questi con gli atomi di idrogeno, e si distribuisce in tutt'altra maniera nello spazio. Sappiamo che la distribuzione tetraedrica è quella in cui praticamente gli elettroni sono il più distanti possibili tra loro, e anche questi quattro atomi di idrogeno sono il più possibile distanti tra di loro. Sono sicuramente più distanti che se si fossero disposti a croce, cioè ad angoli di 90 gradi, visto che qui l'angolo è maggiore di 109 gradi. Quindi significa che dovremo esaminare in futuro altri modelli di come si muovono, di come si comportano gli elettroni dell'atomo di carbonio nel momento che forma legami con altri atomi di idrogeno, di ossigeno, quando il carbonio forma legami singoli, come nel caso che stiamo vedendo, oppure come si dispongono gli elettroni quando il carbonio forma legami doppi o tripli, cioè legami multipli.